appoggiare. È finito adesso il corteo al Tufello, giù le mani dalle case popolari, questo è lo slogan. C'eravamo anche noi, siamo appena finito, stiamo cominciando a raccogliere le firme dopo una lunga giornata di banchetti. Andava molto bene, quasi 30 banchetti, tantissime le firme raccolte in ogni banchetto, addirittura la fila. Però adesso vogliamo parlare un po' delle ragioni di questo corteo, ci aiuta Michelangelo, Michele Gidio, anzi, compagno di Asia USB, che ha fatto anche un ottimo intervento conclusivo, a cui quindi chiediamo di spiegare meglio a tutti perché eravamo qui oggi in piazza. Cosa volevamo? Innanzitutto siamo stati e siamo oggi qui in piazza e saremo nei prossimi giorni nelle piazze, diciamo, di questa città e di questo paese, innanzitutto per dire che, non so quanti di voi lo sanno, il nostro paese è il paese che ha la percentuale più bassa di case pubbliche, solo il 3%. Gli altri paesi come la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, solo per citarne alcuni che non erano paesi dell'ex Unione Sovietica, hanno dal 20% dal 30% in più di case popolari. Quindi questa è la grande vergogna di questo paese. L'abbiamo fatta in questo quartiere come la faremo negli altri quartieri, perché oltre al fatto che è negato il diritto alla casa nel nostro paese, perché se abbiamo solo il 3%, c'è un attacco oltretutto agli inquilini, al diritto all'abitare di chi vive all'interno delle case popolari, voglio dire, no? Quindi spesso e volentieri si mandano arretrati non giustificati, non esiste una manutenzione adeguata, la poca che c'è se la fanno gli inquilini, le pulizie se fanno gli inquilini. Tra l'altro noi come Asia USB sono anni che ci battiamo per una gestione diretta anche da parte degli inquilini, che spesso sono gli inquilini che si lavano le scale, si riparano la luce, si riparano, voglio dire, quelli che sono i beni essenziali. Ma visto che c'è questo attacco, noi diciamo che, voglio dire, bisogna difendere le case popolari, bisogna difendere chi ci abita, innanzitutto a vivere in modo dignitoso e a dire che non si tratta e non si sgombera qualcuno, nessuno, a dire che se esistono gli abusivi è perché il fatto che, voglio dire, non viene data una risposta alle tematiche abitative. Quindi è normale, perché in questa città, in questo paese, se tu fai la domanda per la casa popolare di aspettare dai 10 ai 15 ai 20 anni per avere una casa, è normale che quando trovi una casa libera e vuota la vai a occupare, non perché è giusto occupare. E quando ci parlano di legalità, tutta la classe politica, compresa l'attuale amministrazione della sindaca Raggi, deve sapere che gli illegali sono stati i politici e alla politica attuale che governa questo paese, che è illegale, perché la nostra Costituzione dice a chiare lettere che l'interesse privato non deve entrare in conflitto con quello che è il bene essenziale, il diritto pubblico. Quindi tra l'altro anche il diritto ad avere una casa, vuol dire. Qua dagli anni 80 in poi che in questo paese non si fanno le case popolari, perché anche quella che era stata la sinistra una volta ha abdicato a questo concetto, voglio dire. Quindi noi assistiamo al fatto che le case popolari vengono vendute, ma vengono vendute anche grazie a quei sindacati che sono il SUNI, il SICET e quant'altro, che invece di difendere gli inquilini si adoperano nella vendita delle case popolari. Bisogna ricordare che le case popolari nel nostro paese esistono perché negli anni passati i cittadini, molti milioni di lavoratori, versavano un proprio contributo che era la GESCAL nella busta paga. Beh, di quei soldi ne sono stati adoperati una minima rilevanza. Gran parte di quei soldi giacciono presso la Cassa Depositi e Prestiti, e se fossero utilizzati potrebbero risolvere il problema della casa dal Trentino alla Sicilia. Chiaramente non si fanno perché bisogna premiare la rendita finanziaria, la speculazione edilizia e le banche. Questo è il tema di fondo, e su questa cosa anche il Movimento 5 Stelle ha fallito, perché se parla di politiche securitarie va a rota di scorta di quello che è il decreto Minniti, di quello che è il decreto Luppi, e quindi tradisce anche quali erano gli obiettivi iniziali di quello che era la difesa pubblica. Qua anche loro, abbiamo incontrato la Castigliana, hanno detto che vuole valorizzare, significa che vuole vendere l'esiguo patrimonio che esiste in questo paese e soprattutto in questa città, che vive in emergenza abitativa dalla seconda guerra, finita la seconda guerra mondiale ad oggi. Oggi, quindi noi saremmo tutti i giorni a difendere il diritto alla casa popolare, il diritto a avere un'abitazione, e a dire che noi da queste case non usciremo, noi da queste case non usciremo mai. La cosa vergognosa, in questi giorni, se esiste una società privata che è la Prelios, ora ha perso l'appalto, che ha inviato a tutti gli inquilini assegnatari, non occupanti, la dicitura in bolletta che sono occupanti abusivi. Quindi su questa storia noi faremo un atto legale nei confronti della
della sindaca nei confronti dell'assessore Castiglione, chiedendogli di chiedere scusa agli inquilini che sono regolari assegnatari, perché questa lei è andata a ruota di scorta con quello che è il decreto Minniti, di individuare nei settori più poveri come se fossero dei criminali. Tu abiti in una casa popolare, sei povero, quindi sei un criminale. Questa cosa la rigettiamo. Nessuna forza politica, tranne la lista Potere al Popolo, e noi siamo anche partecipi di questa storia, fa un progetto. Nel programma elettorale c'è la difesa delle case popolari e c'è la difesa soprattutto del diritto alla casa. Diritto alla casa e diritto all'occupazione, che è il piano di manutenzione. Io voglio ricordare alla sindaca che nella nostra, io sono in una, voglio dire, mio figlio sta in una occupazione abitativa che è su via di Burtina 1064, la gestiamo come Asia, è venuto anche il imposimato, voglio dire che è un costituzionalista, dicendo che se non viene garantito il diritto alla casa è giusto occupare, perché è una cosa prevista nella nostra Costituzione, nata dalla resistenza e dalla lotta all'affattismo. Quindi chi trasgredisce le leggi e chi non applica la nostra Costituzione. Grazie Michele, continuiamo con la raccolta firme. Grazie a voi. Quindi io devo... Thank you.